Vaccini anti-Covid somministrati a chi non ne aveva diritto? C'è l'inchiesta della Procura di Bari e c'è un elenco di 100 nomi tutti da esaminare. Si tratterebbe di persone che non avrebbero avuto diritto al vaccino. Accanto a quei nomi non ci sono le qualifiche ed è per questo che gli accertamenti partono dai codici fiscali che consentiranno poi di risalire alla professione e quindi a stabilire il motivo per cui hanno ricevuto le dosi. L'inchiesta è coordinata dal PM Baldo Pisani e le verifiche sono state affidate ai carabinieri del NAS. Verifiche comunque lunghe e complesse, che dovranno tenere conto anche del fatto che la Regione Puglia, seguendo le indicazioni del Ministero della Salute, ha esteso una platea molto vasta di persone alla somministrazione, arrivando agli ospiti dell'RSA e ai lavoratori che quotidianamente sono a contatto con tutte queste categorie, come i vigilantes, gli addetti alle pulizie, alle mense e i manutentori. Per questo motivo il numero potrebbe essere così alto, arrivando a comprendere anche chi entra in contatto in qualche modo con i presidi ospedalieri, tra questi ad esempio i sacerdoti che vanno a celebrare messa, così come sono in elenco studenti, ma potrebbero essere quelli di medicina. Insomma, le somministrazioni sospette sono tutte al vaglio degli investigatori e vanno comunque accertate. Sotto controllo saranno anche le vaccinazioni AstraZeneca somministrate a utenti di età compresa tra i 18 e i 55 anni già a partire da queste ore.